Vi è mai capitato di portare a cena una di queste che parlano sempre solo loro, come se avessero qualcosa di intelligente da dire? Queste che, con quel cinguettio insopportabile, ti riempiono la capoccia di cazzate sulla parità di sessi, ma quando c'è da magnà si ingozzano senza alcun ritegno, con quella fame che invece è tipica di chi lavora, quindi del maschio. Queste che, consapevoli del fatto che tanto pagherai tu, ti fanno spendere una piotta e mezza al ristorante che hanno scelto loro, e poi, alla fine della fiera, non ti permettono nemmeno di portare a compimento la tua grande opera, arrivare allo scopo finale per cui avevi inscenato tutta sta farsa. Ecco, io volevo sapere da voi, non c'è una legge che tuteli il maschio in questo? Non so, un risarcimento a salvaguardia del nostro udito che deve sopportare queste vocette odiose che sparano solo cazzate del preziosissimo nostro tempo perso e soprattutto del nostro patrimonio? PS. Ah, PS, significa post-scriptum, lo dico per le femmine, che significa tipo ultimo appunto. Il post ovviamente è riservato agli uomini. Per una volta provate a fare silenzio, femmine. Il mondo per tanto tempo è riuscito a fare a meno della vostra opinione e, da quello che so, si è trovato un sacco bene. Provate ad immaginare di fare un salto nel passato, quando dovevate fare più attenzione alle gerarchie. Provate a fare il gioco del silenzio. Anzi, facciamo che chi riesce a stare zitta per più tempo è la più bella di tutte, ok? Dai, Cristia, stai carico questi giorni, eh? Il post è lungo e capisco che per una femmina è difficile arrivare alla fine, ma puoi leggere le ultime 3 righe. Se a fine serata non piazzo la bandiera, chi te la paga a fa la cena? Capolavoro. Ho visto che ci sono già commenti non graditi. So che il post è troppo lungo da leggere per le femmine, ma bastava un piccolo sforzo. Chiedevo di tacere, solo questo. Per favore. Grazie. Io ti adoro. Il post è lungo e capisco che per una femmina è difficile arrivare alla fine, ma puoi leggere le ultime 3 righe. Dire ad una donna di tacere è come chiedere con insistenza un po' bla bla bla. Il post è lungo e capisco che per una femmina. Però posso dire una cosa, questo è un maschio, diamogli l'attenzione che merita. Però posso dire una cosa, senza essere tacciato di maschilismo e al contempo sperando di non offendere sensibilità ed intelligenza di nessuno, vedete come cambia già il linguaggio da uomo a donna. Cito a memoria l'anonimo, sommo poeta. La fregna è fregna, non so, Ricci de Castegna. Assolutamente, maschio, sono d'accordo con te. L'importante però è non diventarne succubi. Dico questo perché ho visto tanti amici e conoscenti perdersi e non ritrovare più la strada. Siamo creature fragili anche noi. Può capitare, ma bisogna reagire. Io ho pagato la cena ad un sacco di uomini, ma poi nessuno me lo ha dato. Avete rotto il cazzo con questa storia del fidanzamento prima. Smollatelo subito, che se no ve casca. E infatti a me mi è cascato. È passato il gatto, si è preso, è andato in giro per tutta casa con sto coso in bocca. E io, appresso il gatto, ripiamme il coso mio. Sembrava una scena di un film di Tarantino. Deborah ride, mitico. Il post è lungo. Capisco che per una femmina è difficile arrivare alla fine, ma puoi leggere le ultime 3 righe. Ma dai, Cri, non sono tutte così. Il post è lungo, capisco che per una femmina è difficile arrivare alla fine, ma puoi leggere le ultime 3 righe. Tante persone si sono risentite di questi post perché dicono: mamma mia, però sono troppo forti, troppo maschilisti. Questi sono messaggi talmente eccessivi che avrebbero dovuto far sorgere la domanda: ma è possibile che una persona possa scrivere cose del genere? Il fatto è che se uno scrive pubblicamente cose di questo tipo, suscita delle reazioni. Ma tutte quelle battutine, quelle frecciatine velate, io sento certe cose, ragazzi. Quelle le facciamo passare senza problemi. E a forza di accettarle, uno si ritrova poi a fare i conti con questo tipo di mentalità. Mannaggia i pesciolini, e manco ci fa caso. Questa era la provocazione, non era una presa in giro per le donne. E dai, eh. Ma, pronto? Mamma, ancora stai così? Ma quando cazzo mangiamo?